Falcone era certamente il nemico numero uno di Cosa Nostra, ma era inviso pure a tanti centri di potere, anche istituzionali, contrari ai suoi progetti. Giovanni doveva essere ucciso e chi lo voleva morto non era solo la mafia. Giovanni Falcone è stato ucciso il 23 maggio del 1992 a Capaci, ma ha cominciato a morire 3 anni prima in una borgata palermitana sul mare che si chiama Daura. Vi raccontiamo una storia che non vi è stata mai raccontata prima, è quella sul fallito attentato contro il giudice Falcone, avvenuta nel giugno del 1989 davanti alla sua villa, alla Daura. C'è una grande novità che riscrive la vicenda delle stragi siciliane. Un pezzo di Stato voleva Giovanni Falcone morto e un altro pezzo di Stato voleva Giovanni Falcone vivo. Mafiosi e agenti dei servizi segreti hanno piazzato 58 candelotti di gelatina esplosiva sugli scogli della Daura per far saltare in aria Falcone, ma ci sono stati 2 poliziotti che hanno sventato il piano. Uno era Nino Agostino, ammazzato 2 mesi dopo il fallito attentato alla Daura. L'altro era Emanuele Piazza, un collaboratore dei servizi segreti che è stato rapito e strangolato 9 mesi dopo il tentativo di assassinare Falcone. Quella che vedrete è l'ultima ricostruzione sui misteri della Daura. Gli uomini che volevano uccidere Falcone non sono venuti dal mare, come si è sempre detto, ma sono venuti da terra. Dal mare sono venuti i suoi salvatori, i poliziotti Nino Agostino ed Emanuele Piazza. Qui comincia la scogliera della Daura. Più avanti c'è la villa che il giudice Falcone ogni inizio estate prendeva in affitto e si trasferiva lì. Fino ad ora la versione ufficiale del fallito attentato della Daura al giudice Giovanni Falcone era che 2 sommozzatori erano arrivati qui a bordo di una barchetta come questa e si erano avvicinati a quegli scogli che vedete alle mie spalle, sopra i quali c'è la villetta dove abitava il giudice Giovanni Falcone. Quei sub sarebbero arrivati con questo involucro e avrebbero piazzato dentro una borsa 56 candelotti di dinamite, se non ricordo male, di gelatina, piazzandola lì sugli scogli, proprio a pochissimi metri dalla villa. Adesso si scopre che la verità è un'altra. Giovanni, con la sua solita lucidità, disse che dietro quell'attentato c'erano delle menti raffinatissime. Quelle menti raffinatissime non erano sicuramente i mafiosi, ma aveva percepito tutto quel coacervo di interessi vari che lo voleva morto. Quella mattina, il 21 giugno del 1989, il giudice Giovanni Falcone, come tutti i giorni quando si trovava a Palermo, andava a nuotare alla piscina polisportiva Palermo. Quella mattina fu avvertito che qualcosa era accaduto nella sua villa. Se ne andò improvvisamente, capì che qualcosa non funzionava perché le macchine blindate sgommarono a sirena spiegate, e quindi, siccome faccio il giornalista, mi incuriosì anch'io e chiamai la centrale operativa per capire che cosa fosse accaduto. Andai subito nella villa e lì trovai gli artificieri, la polizia che mi facevano passare. Ricordo una chiacchierata che abbiamo avuto proprio alla Daura, in cui lui mi disse: io devo restare qui, perché loro, un loro indefinito, loro devono sapere che io non ho paura. Però poi mi aggiunse: renditi conto che io ormai sono un cadavere ambulante. C'è un'altra ricostruzione del fallito attentato alla Daura. Innanzitutto bisogna spostarlo di 24 ore. L'esplosivo,
che doveva uccidere Giovanni Falcone non è stato messo qua il 21 giugno 1989, il giorno in cui è stato ritrovato, ma 24 ore prima. E i killer non sono venuti dal mare, come si è sempre sospettato per quasi 20 anni. I killer sono venuti da terra. I killer erano gli uomini dei Galatolo e dei Madonia, ma insieme ai sicari mafiosi c'erano presenze strane a Cosa Nostra. C'erano probabilmente agenti dei servizi segreti. C'era un pezzo di Stato che voleva Giovanni Falcone morto, lo voleva uccidere, e c'era un altro pezzo di Stato che lo ha salvato. I due sub, sempre sospettati di essere i killer che volevano uccidere Falcone, in realtà erano gli uomini che hanno salvato quel giorno Giovanni Falcone. Erano due poliziotti. Uno era Nino Agostino, poliziotto in servizio al commissariato San Lorenzo, e l'altro era Emanuele Piazza, un giovane collaboratore del SISDE. L'agente Antonino Agostino e la moglie Ida Castellucci, di appena 20 anni, sono stati assassinati dentro la loro casa. Il comando ha atteso che i coniugi arrivassero nella piccola abitazione, in parte ancora in costruzione, poi hanno sparato moltissimi colpi attraverso il portone. L'agente è morto subito, la ragazza è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Carini, ma vi è giunta cadavere. Dal giorno dell'omicidio di suo figlio Nino, il padre Vincenzo non si è mai più tagliato la barba. Dice che lo farà quando si conoscerà la verità sulla morte di suo figlio. Io ho visto quel maledetto proiettile che entravano nel corpo di mio figlio, e lui diceva ai, ai, e io correndo per abbracciarlo, e l'ho abbracciato e l'ho adagiato piano piano. E da quel giorno io la barba non me la sono mai tagliata, perché aspettavo da un momento all'altro, dopo la perquisizione a casa di mio figlio, che avrebbero detto suo figlio è stato ucciso per questo, 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 questo e quest'altro. Questo non c'è stato. E allora io da allora, da 21 anni fa, ho capito che loro dovevano depestare la morte di mio figlio. Per quale motivo? A chi hanno fatto questo favore? Emanuele Piazza. 3 mesi dopo la sua scomparsa, una fonte mi rivela che era scomparso questo ragazzo, un ragazzo robusto, un ex poliziotto che collaborava con il SISDE. Era una notizia abbastanza, come dire, delicata. Già allora io ebbi un po' di timore a trattare l'argomento. Per un paio di mesi, 1 o 2 mesi, ci lavorai sopra questa notizia. Tentavo di avere conferme diverse dalla mia fonte. Confermi ufficiali anche, tutti mi negavano la scomparsa di Emanuele Piazza, e lì cominciai ad avere paura. Io ricordo che il giorno che feci il compleanno, verso le 18, Emanuele venne in studio, mi salutò e dice ci vediamo, e se ne andò, e invece non l'ho più visto. Il giorno dopo non ho avuto nessun contatto con lui. La sera però del 17 avevamo una festa per il mio compleanno, avevo 58 anni infatti, e mi meravigliai che Emanuele non fosse presente, tentai di telefonare eccetera, tanto che poi finita la festa andammo a Sferracavallo e trovammo il cane affamato, Chad. Da allora è stato il momento che ci siamo preoccupati. Perché, procuratore, si è depistato su queste inchieste? Perché fin dall'inizio, per entrambi gli omicidi, si è battuta la pista passionale? Questa delle piste passionali e delle fughe con improbabili amanti è qualcosa a cui la delegittimazione costante di Cosa Nostra e di altre entità ci ha abituato per tanto tempo. Poi scavando si trovano delle cose assolutamente diverse che nulla hanno a che fare con le piste passionali. Quante volte ha fatto riaprire le indagini? Se non ricordo male, 3 volte ho fatto riaprire le indagini. E c'è stato sempre il tentativo da parte della polizia di screditare Emanuele. L'ultimo tentativo, non posso dimenticare, fu durante il processo del corte d'assise, in cui venne chiamato un certo dottor De Sena, il quale
cominciò a dire sì, mi pare che ci siamo conosciuti una volta all'Hotel de Palme, eccetera, eccetera, quando a me risultava che regolarmente, tante volte il sabato, quando mi trovavo a Sferracavallo, lui telefonava e diceva sono De Sena, c'è Emanuele. E allora io intervenni, avendo la toga sulle spalle, per contestargli questa cosa. E allora venne fuori un pochettino di uno stralcio di verità. Il commissariato della questura di Palermo, Arnando La Barbera, ci ha intorrecate a noi familiari come se noi fossimo i delinquenti, come se noi avessimo ucciso il nostro figlio. E allora un giorno di queste, perché io ero testardo, andavo lì, e lui un giorno mi dice, lo volete capire sì o no? Questo è un delitto d'alta mafia, qui lo dico e qui lo nego. Le ultime indagini sull'attentato alla Daura rivelano la presenza in quella borgata, nei dintorni degli scogli della villa del giudice Falcone, di alcune presenze strane a Cosa Nostra, tra le quali quella figura di cui si parla già da molti mesi, un agente dei servizi segreti con la faccia da mostro. Lei l'ha mai visto? Nel 1989, nel mese di luglio, quando mio figlio era partito per viaggio di nozze che andò in Grecia. Allora si presentano due in motocicletta, uno di queste bassino con i capelli lisce e girate con alla scrima fatte, scuro, mi fa la domanda, lei dice suo figlio qua è? E gli faccio quale di miei due figli? Questo di qua si gira e mi fa, dice il poliziotto. No, il poliziotto non c'è qua per ora, è partito. E mi lascia così. E se ne va via. E nel tempo che lui se ne va via, io ci ripenso. Mi affaccio al cancello. Io dico, scusate, ma voi chi siete? E vedo girare una faccia da mostro, proprio una faccia tutta martellata del vaiolo. Biondasso questo qua con i capelli lunghi, come si chiama? E gli fa, dice, collega siamo, dice che siamo collega. Un mese prima che suo figlio venisse ucciso. Una ventina di giorni. Questo è un articolo pubblicato il 13 giugno del 1992, da appena 3 settimane dopo la strage di Capaci. Repubblica è stato l'unico giornale che ha pubblicato gli identikit degli assassini di Giovanni Falcone. La cosa più importante di questa pagina di Repubblica non sono gli identikit, ma una notizia. Uno degli uomini che si trovava a Capaci era molto somigliante anche a uno degli uomini che 3 anni prima si trovava alla Daura. Già 18 anni fa c'era la possibilità, se qualcuno ne avesse avuto voglia, di indagare su questa circostanza. Nessuno l'ha fatto. Purtroppo le indagini sulla strage di Capaci e sulla Daura sono state rilette soltanto a cominciare dall'anno scorso. Si sono dette in tutti questi anni tante cose su suo figlio. Qualcuno lo voleva far passare per una talpa, qualcuno sussurrava a Palermo che non lavorava per lo Stato ma lavorava per la mafia. È stato quello che mi ha spinto a collegarmi con le autorità affinché facessero delle indagini più approfondite, perché tenevo che venisse conservata la memoria di mio figlio, e praticamente se fossero rimaste tutte quelle ombre, Manuele sarebbe finito per essere un mafioso, mentre invece era uno che combatteva la mafia e sapeva anche come combatterla. Mandanti esterni, mandanti interni all'organizzazione, moventi complessi, moventi convergenti. Non sempre si è riusciti a ricostruire tutta la verità in maniera integrale di tanti fatti e di tante stragi.
Io alludo principalmente agli omicidi cosiddetti politici. In questi sembra quasi che l'organizzazione sia come un braccio armato che interpreta e si rende partecipe di interessi e di favori che trascendono quella che è la propria finalità, tra virgolette, istituzionale. Quello che voglio dire e ripeterò sempre sul delitto di mio figlio: non solo mafia, c'è lo Stato all'interno. Per me il vero giorno della giustizia, la vera vittoria nei confronti dei suoi nemici, sarà scoprire chi c'era dietro alla mafia.